would you be if you had given to protection? Grazie Presidente. Dunque, il decreto in esame sul mutamento dell'attuale quadro normativo delle prime 10 banche popolari italiane va secondo noi valutato nel contesto dei diversi funzionamenti degli istituti di credito italiani. A nostro avviso, naturalmente, questo decreto va a modificare sostanzialmente quello che è un asset societario delle nostre banche popolari, trasformando quelle che possiedono alcuni criteri in SPA. Chiaramente, volendolo analizzare dal punto di vista appunto del funzionamento degli istituti di credito italiani, non si può non prendere ad esempio quello che è uno dei più grandi, che è Unicredit, che è una società per azioni, che è il principale anche gruppo bancario italiano per volume di attivo. Con Unicredit si può diventare soci acquistando anche una sola azione in borsa, il costo attuale è di circa 6 euro, e l'occasione odierna naturalmente consente anche di evidenziare che il bilancio pluriennale 2008-2013 della citata Unicredit SPA è sostanzialmente un bilancio catastrofico e, come peraltro anche dichiarato e documentato nella passata assemblea dei soci Unicredit 13 maggio 2014 a Roma, alla quale il sottoscritto ha preso parte. In tale ottica quest'Aula dovrebbe seriamente dibattere e legiferare non per la snaturazione delle banche popolari, ma sul diverso tema della deconcentrazione dei grandi gruppi bancari, cioè la localizzazione dei grandi gruppi bancari del Paese, in base ai dati fallimentari dei processi tecnico-politici determinati dalle forti e selvaggi concentrazioni bancarie avviati negli anni 90 ed attuati nel medio-lungo periodo per favorire le maggiori banche nazionali e i loro banchieri e dirigenti. Processi che coinvolgono anche e soprattutto il primo gruppo bancario italiano, che è Unicredit SPA. Infatti, facendo riferimento ad un lavoro scientifico e sistematico svolto da un gruppo minoritario di risparmiatori dell'ex controllata Banca Mediterranea SPA del Sud Italia, la citata Unicredit ha vanificato nel solo sessennio 2008-2013, tra rettifiche e cancellazioni per svalutazioni, la stratosferica somma di oltre 100 miliardi di euro, cui si aggiungono 18,5 miliardi di euro per aumenti di capitale e altri conferimenti dei soci nel periodo 2009-2013. Tale evento catastrofico è avvenuto nonostante nel sessennio 2008-2013 la stessa Unicredit abbia diminuito di 110 miliardi di euro i prestiti ai clienti. Cioè, queste grandi SPA nelle quali vogliamo trasformare oggi le banche popolari sono quelle che hanno diminuito i prestiti, quindi stiamo parlando di meno gettito per le imprese e per le famiglie, solo con Unicredit di 110 miliardi di euro, nonostante la raccolta, cioè i soldi che praticamente sono rientrati alla banca, sia rimasta stabile a 571 miliardi di euro. Ed è inoltre avvenuto, udite bene, sia con la diminuzione, cioè quasi azzeramento del valore del suo titolo in borsa, dell'88%, quindi Unicredit ha perso l'88% del suo valore in borsa, sia con la riduzione del personale dipendente di ben 26.655 unità, da 174.519 a 147.864, ovviamente non licenziando magari qualche grosso dirigente che aveva permesso che il titolo avesse perso in borsa l'88%, che i 110 miliardi di euro non fossero dati alla clientela, ma questo taglio di personale ha colpito solo i livelli inferiori, escludendo quelli dirigenziali, aumentati invece del 15% circa nel 2013 a 2.761 rispetto ai 2.345 dirigenti del 2008. E per tale risultato catastrofico bancario, tenete anche bene aperte le orecchie adesso, cari colleghi, l'amministratore delegato di Unicredit è stato premiato con l'incomprensibile compenso di 3.698.000 euro nel solo 2013, contenente un assurdo aumento di 702.000 euro rispetto all'esercizio 2012, quando invece il suo compenso avrebbe dovuto essere azzerato anche a seguito di un'adeguata ed efficiente relazione degli organi di vigilanza. Che succede? Che quando le banche perdono, come in questo caso Unicredit, 14 miliardi di euro, quindi non hanno utile e vanno in perdita, i loro amministratori delegati per tutta risposta vengono premiati. È come se io chiudessi la mia salumeria perché mi arrivano le cartelle Equitalia e poi mi arriva un bonus a casa di 1 milione di euro. Ecco quello che succede nelle grandi banche senza che nessuno sappia niente.
Ebbene, a differenza di Unicredit e delle altre banche commerciali di specie, nel capitale sociale degli istituti di credito cooperativo popolare non vale soltanto la sua quantità, ma è fondamentale la sua qualità. Per cui diventare socio di una banca cooperativo popolare non è un fatto automatico che si realizza con il semplice acquisto delle azioni in borsa, come abbiamo visto si può fare con le grandi SPA. Vi sono procedure di collaudata garanzia sistemica secolare nel funzionamento delle banche cooperativo popolari italiane, che questo governo vuole distruggere, fondate soprattutto su disposizioni statutarie e regolamenti provenienti dai territori d'origine, che prevedono un esame dell'aspirante socio sul piano dell'affidabilità personale ed economica, che assicurano la valorizzazione del contesto bancario cooperativo di pertinenza, tra cui vanno enucleati il Banco Popolare con sede a Verona, l'UBI Banca con sede a Bergamo, la Banca Popolare di Romagna con sede a Modena, rispettivamente al quarto, quinto, sesto e settimo posto nella classifica dei gruppi bancari più importanti nel paese. Come ci si arriva ad essere un gruppo più importante, non essendo un SPA? Lo fai con l'affidabilità dei soci, quindi delle persone responsabili che si avvicinano a questo mondo. Nel caso del Banco Popolare, la società cooperativa, ad esempio, l'aspirante socio, tra l'altro, deve acquistare in borsa e possedere ininterrottamente almeno 100 azioni, attuale valore complessivo di 1.400 euro circa. Deve risultare privo di protesti bancari e di condotte pregiudizievoli col gruppo bancario. Deve rappresentare per iscritto al suo consiglio di amministrazione la propria condizione sociale, familiare, economica e la propria motivazione della richiesta di ammissione a socio e deve corrispondere la tassa di iscrizione di 50 euro. E queste procedure di qualità poste a garanzia del sistema creditizio cooperativo possono concludersi anche dopo 6 mesi e possono coinvolgere pure il collegio dei probiviri, nel quale l'aspirante socio ha il potere democratico di designare il quarto componente ai sensi dell'aggiornato articolo 30 del testo unico bancario. In tal senso il principio del voto capitario è il fulcro dell'intero e ben collaudato sistema ultrasecolare che questo governo vuole irresponsabilmente eliminare. E chiaramente abbiamo presentato degli emendamenti come Movimento 5 Stelle per evitare questo ennesimo scempio che continua ad aumentare il potere verso i grandi banchieri, non gli sportellisti, ma quelli che non concedono i prestiti alle piccole e medie imprese alle quali vengono bloccate le linee di credito. Ed è in questo modo che si controlla l'economia del Paese. Sul punto ritengo che il Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi sbagli clamorosamente quando, seguendo le linee guida del suo consigliere Andrea Guerra, che tra l'altro è un ex amministratore delegato di Luxottica, va a dichiarare con sorprendente disinvoltura nella trasmissione televisiva Virus: non diciamo tecnicamente parlando castronerie, le prime 10 banche popolari di popolare hanno soltanto il nome ormai, la sostanza del mio decreto è che le prime 10 banche popolari si trasformano in SPA in 18 mesi, esso arriverà in Parlamento che sarà libero di fare le sue valutazioni. Ecco colleghi, ovviamente sappiamo benissimo che queste valutazioni le abbiamo fatte tutti e abbiamo anche visto come alcuni emendamenti in commissione siano stati presentati, in particolare quello dell'abolizione dell'articolo 1, sono stati presentati da tutti i gruppi politici, quindi anche il PD ha presentato questo tipo di articolo. Se non avessimo il Porcellum, che è una legge naturalmente anticostituzionale, se non avessimo una maggioranza bulgara, che naturalmente è sotto ricatto del Presidente del Consiglio, quest'articolo già sarebbe scomparso da questo decreto, perché tutti i gruppi politici hanno presentato un emendamento per abolirlo. Se la matematica non è un'opinione, se tutti i gruppi vogliono abolire questo emendamento, evidentemente questo emendamento non dovrebbe più esserci, ma c'è ancora e siamo costretti a parlarne. Quindi colleghi, votiamo decisamente contro questo decreto governativo che io definirei, prendendo a prestito alcune parole di esponenti PD, cialtrone e demenziale, che ha l'unico obiettivo di favorire i soliti speculatori bancari e finanziari, distruggendo il sistema creditizio ultrasecolare delle principali banche cooperativo popolari italiane, da sempre valido, importante e democratico strumento economico-sociale dei territori nazionali di appartenenza, ai quali volete togliere l'ennesima sovranità, la sovranità economica. Grazie. Grazie. Bene, cari amici, eccoci qua con un'altra puntata Don Chisciotte e i mulini a vento. No, caro Alfredo, Don Chisciotte e i mulini a vento, dico giusto, caro Alfredo, no? Scherzo a parte. Volevo vedere se eri, e ti guardavo qui in Skype e volevo vedere se eri molto attento.
Allora, cari amici, iniziamo questa trasmissione. Certo, è la vecchiaia, cosa vuoi farci? Allora, questa ennesima puntata, una chiacchierata, come al solito, consueta chiacchierata che facciamo il martedì alle ore 22 tra Don Chisciotte, il caro amico Alfredo Story e il sottoscritto Saiuz Rosario Moreno, qui di saiuzwebnetwork.it. Io non voglio rubare molto tempo a quello che agli argomenti dei quali tratteremo stasera. Volevo solo ricordarvi che avete appena ascoltato Carlo Sibilia, che è un intervento sulla sovranità economica. Si parla di banche, si parla di soldi e si parla soprattutto che noi veniamo presi sempre per i fondelli da tutti quanti i politici, dalle banche, insomma da chiunque può prenderci per i fondelli tranquillamente. E questo è tutto, potete riascoltarvelo, andatelo a trovare su YouTube volendo, oppure riascoltando questa trasmissione quando la mettiamo in podcast venerdì, e se siete interessati a riascoltare Carlo Sibilia. Allora, ricordo due note proprio così veloci. Chi volesse interagire con noi lo può fare attraverso la nostra chat sul sito www.sciencewebnetwork.it. Invece chi avesse intenzione di dire la sua direttamente in diretta con la propria voce può farlo chiamando il nostro numero di telefono, che è lo 04 22 16 26 622, quindi non dimenticate questo numero, 04 22 16 26 622. Noi siamo ben lieti di accettarvi. Poi altra cosa ancora importante che mi ricordava l'amico Alfredo questa sera quando eravamo nel fuori onda, è che se avete argomenti da trattare o qualcosa del genere, scriveteci, fatecelo sapere, insomma, in qualsiasi modo, perché noi siamo aperti a qualsiasi tipo di discussione e soprattutto di informazioni e notizie da dare a tutti voi, cari amici. Però la cosa principale, proprio l'ispirazione principale del network quando l'ho creato, è quella di creare questa coscienza nelle persone, anzi di risvegliarla questa coscienza, perché tutti abbiamo una coscienza, però grazie ai grandi media, ai grandi giornali venduti al potere, questa coscienza ormai si è assopita, sta dormendo sonni tranquilli. Quindi se riuscissimo a risvegliare in qualche amico questo barlume di coscienza che gli è rimasta, si sveglia un attimino e ci chiama, benissimo, lo facciamo intervenire in diretta subito, immediatamente. Credo di aver detto tutto, Alfredo, sono le 22:13 in questo momento e io ti passerei subito la parola, così ascoltiamo subito, passiamo con il primo argomento della serata. Vai, caro Alfredo. Ok, ti ringrazio Rosario, carissimo Saiuserico, cominciamo con un mulino a vento piuttosto grosso. In tutte le nazioni del mondo, penso, a parte quelle che sono in guerra, la cultura, l'archeologia e le bellezze naturali sono fonte di guadagno. In Italia non è così. La cultura, l'archeologia, le bellezze paesaggistiche e quant'altro, i musei e via discorrendo, in Italia non sono fonte di guadagno, ma sono fonte di truffe da chi li dovrebbe amministrare, da chi dovrebbe sovrintendere a questi beni. La notizia, che certamente non è una novità, viene da Pompei. Come sapete, Pompei è una grossissima fonte di guadagno, dovrebbe essere perlomeno un grosso centro turistico-culturale in provincia di Napoli, e che potrebbe portare alle casse della regione molti guadagni, molti soldi. Ma a differenza di altre situazioni in altre nazioni, Pompei è diventato, per chi dovrebbe sovraintendere ai sovraintendenti, infatti nei beni culturali e archeologici
esiste il sovrintendente, non ha portato guadagni alla regione, ma ha portato guadagni a se stesso. Infatti le guardie di finanza hanno trovato e sequestrato beni per più di 6 milioni all'ex commissario straordinario degli scavi. Franceschini dice che giustizia sarà fatta. Come va la situazione in Italia? Credo proprio che giustizia non si farà, passerà tutto e finirà tutto a tarallucci e vino. È presto detto, la storia è molto semplice. Erano stati finanziati dei milioni per la ristrutturazione del sito archeologico che sta proprio crollando, già molte strutture e molte stanze affrescate sono in via fatiscente, tra l'umidità e i crolli che ci sono stanno proprio a terra, veramente, come si dovrebbe dire. Quindi erano stati dati sia per questi soldi, sia per delle attrezzature per lo spettacolo e l'allestimento scenico del grande teatro di Pompei, ma più che altro erano stati dati per poter effettuare riparazioni e ristrutturazioni in modo che il dramma di Pompei, non dico si fermasse, ma perlomeno fosse circostanziato e delimitato. Il signor dottor Marcello Fiori, che è il sovrintendente, l'ex commissario delegato per l'emergenza degli scavi archeologici di Pompei, si è intascato 5.778.939,05 euro. Lasciamo perdere il 0,5. Beh, anche gli spiccioli, dai, non fanno male, insomma. Ma no, però, per rendere l'idea chiara della truffa è molto importante. Quindi i lavori non sono stati fatti, logicamente, perché i soldi mancavano, e logicamente non c'è solamente il dottor Marcello Fiori, ma ci sono altri 9 dirigenti del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, e anche sono andati a finire in questa truffa anche funzionari della Regione Campania. L'elenco dei nomi che compare negli atti è di Salvatore Nastasi, Giuseppe Proietti, Stefano De Caro, Raffaele Tomiozzo, Maria Grazia Falciatore, Roberto Cecchi, Giannette Papadopoulos, Bruno De Maria e Maria Pessullo. Questi ultimi poi avranno un mese di tempo per presentare, diciamo, una giustificazione di quello che è successo. È una cosa estremamente grave, perché, ma non solo per il degrado di una zona archeologica tra le più importanti in Italia, ma proprio come iter lavorativo di chi dovrebbe invece di distruggere, sovrintendere e proteggere questi luoghi ad altissimo rischio, che sono ad altissimo rischio certamente, perché dal 79 avanti Cristo, se non erro, non vorrei dire una castroneria. No, mi sembra proprio 79, Alfredo, sì. Sì, con l'eruzione del Vesuvio hanno creato, purtroppo con la morte di tanti abitanti, e praticamente dell'intera città di Pompei, hanno creato un sito archeologico estremamente interessante.
Io vorrei chiedere un po' il parere di un napoletano, abbiamo qua il nostro Saiuti, che anche se non abita proprio vicino, conosce il posto, quindi io non l'ho mai visitato, mi dispiace. No, no, cioè è molto semplice, Alfredo. Innanzitutto è il 79 dopo Cristo. Si parla di questo sito, è un sito che sì, in poche parole, da quello che ho sentito, quello che hai detto, caro Alfredo, mi fa capire una cosa: quello che non è riuscito a fare il Vesuvio l'hanno fatto gli uomini, i politici. Ma l'uomo è bravo, eh? Perché non si scherza. Perché non si scherza. E allora, cioè, non è che c'è molto da dire, perché si è sentito anche molto per televisione quest'ultimo periodo, con tutti i crolli che ci sono stati, no, a Pompei. Io ho avuto un po' la fortuna di andarla a visitare qualche anno fa, prima dei crolli, ma già all'epoca c'erano un sacco di posti transennati, quindi alla fine diciamo la visita di Pompei si sta restringendo, perché fra un crollo e l'altro trovi sempre tutto chiuso, no? Cioè non è che puoi visitare tutto, non è che ti fanno vedere tutto poi alla fine, perché è sempre in ristrutturazione e c'è sempre pericolo. Ma la cosa che mi fa schifo è vedere dei politici, degli imprenditori, non so che questo signore che tu hai pronunciato, che cos'è, un politico? È un ex direttore della zona. Cioè uno che della zona possa fare tanto contro la sua stessa, dico città, ma la sua stessa regione, contro i beni culturali della sua regione, perché poi in fin dei conti, se è vero quello che hai detto, che si è intascata tutti questi milioni che dovevano andare alla ristrutturazione di Pompei, insomma ha fatto un danno enorme, secondo me, oltre che c'è il danno morale e tante altre cose. Però comunque sarà la giustizia poi ovviamente a decidere se veramente è colpevole oppure no. Per l'amor del cielo, io sono un garantista fino all'ultimo, al terzo grado di giudizio, quindi per me, se non c'è il terzo grado che mi dice che è colpevole, io non lo so ancora, perché saranno i giudici. Anche se ultimamente si stanno ribaltando determinate sentenze, quindi non lo so, insomma, fino a che punto. Comunque staremo a vedere, insomma, tutto qua. No, indubbiamente si starà a vedere, perché come hai detto tu. Io l'unica cosa che posso fare, che posso dire, che il 79 ci fu, di Pompei dopo Cristo ci fu questa eruzione, insomma la distruzione di Pompei. Una cosa che posso dire a chi ci ascolta, sì, perché lì vicino c'è anche Ercolano, sono gli scavi di Ercolano, che sono vicini a Pompei, non è che sono tanto distanti. La cosa che posso dire è che invitare le persone ad andare a visitare prima che questi politici e questi signori la distruggano completamente. Dopo ci sarà un vago ricordo, se non nei filmati. Esatto. Tutto qua. Bisogna documentare la cosa prima che non sia più disponibile nella realtà. Sì, perché dietro Pompei ci fu tutta una storia, no? Se ne guardiamo. Addirittura ci fu una guerra sociale nel 91 avanti Cristo, quando Pompei era ostile a Roma. Cioè dietro c'è tutta una storia che è bellissima anche da vedere, insomma, da andarsi a rivedere, insomma. La cosa bella è vedere quei calchi, quelle persone che furono ricoperti dalle ceneri, dove è rimasto proprio, e tu lo possiamo vedere dalle fotografie, dai video anche, dove queste persone sono proprio l'immagine della persona che è rimasta, no? Dentro non ci sarà più niente, ovviamente, però c'è che cosa ha potuto combinare. Però se io mi rammarico, perché è la mia zona, quindi non posso far altro che restarci talmente male. E hai fatto bene a parlarne questa sera, caro Alfredo, perché è toccato un punto dove molte persone, la maggior parte della gente, vive lontano da questi posti e quindi non sa esattamente quello che accade, però non sa neanche esattamente che cosa sta perdendo. Le tue parole sono giustissime, Rosario, perché questo è il problema: non sappiamo
non sappiamo valutare quello che stiamo perdendo. Purtroppo sono cose irripetibili e non c'è possibilità di tornare indietro. Ma oltre a questo, questo diciamo è un, sarebbe un danno a calare, è un'espressione stupida, ma dobbiamo anche tenere presente il danno ad aggiungere, specialmente in quelle zone, la creazione di centri di cemento, palazzi e alberghi di cemento, che rovinano la bellezza paesaggistica di quelle zone. E questa è un'altra cosa. No, questo è vero, perché mi ricordo quando sono andato a visitarla, no? Pompei, e mi ritrovavo in mezzo a quelle mura, no? A quelle, diciamo, in quel luogo. Cercavo di immaginare anche il modo di vivere, no, delle persone, della gente, no? Ma sotto qualsiasi tipo di aspetto, no? Già vedevi per esempio questi marciapiedi alti, dove in mezzo tra i marciapiedi c'era la strada che passavano e c'erano i passaggi pedonali, erano delle pietre rialzate dove le persone potevano, perché lì in mezzo oltre la strada ci passava che cosa? Il torrente, ci passava l'acqua, ci passava ovviamente tutti gli scarichi, esatto, eccetera. E quindi le persone camminavano. Cioè, immaginavo come vivessero, no, queste persone, ed è una cosa eccezionale da vedere. Hai ragione, caro. Comunque, bando ai vari ricordi, alle tristezze. Alle tristezze, invito tutti gli amici, insomma, che ci stanno ascoltando, almeno di andarsi a fare una cultura anche in internet, se non vogliono andare sul posto, e vedere che cos'era sto posto, insomma, Pompei, Ercolano, tutta la zona. Perché poi l'Italia è bellissima per questo, l'Italia è varia, diciamo come archeologia, come luoghi archeologici, perché in tutta Italia ci sono. Ed è bellissimo. Se si va a vedere l'anfiteatro, che si affica l'anfiteatro che c'è a Pozzuoli vicino a Napoli, oppure su altre parti. E sono cose molto belle, insomma, quelle di da vedere. Bene, Alfredo. Andiamo avanti. Beh, per piacere, giusto per correttezza, l'informazione, da dove le informazioni di Repubblica, su Repubblica. Invece l'informazione che diamo adesso, che do adesso, è sul Fatto Quotidiano, e questa volta, perdonatemi, ma parliamo di Bologna, la mia città, o perlomeno prima, per 47 anni ho vissuto al centro di Bologna, adesso in periferia, e qui comunque sono sempre, dato che Bologna è appena 6-7 km da casa, ne parlo volentieri, anche se l'argomento proprio non è dei migliori e dei più belli, che mettono un dito nella piaga. Bologna, nomadi finti nulla tenenti, la finanza sequestra beni per oltre 1 milione di euro. Anche qua non parliamo di cose nuove, parliamo di cose che si presentano abbastanza frequentemente sulle cronache dei giornali, non solo bolognesi ma un po' in tutta Italia. Anche perché, specialmente nei centri nomadi, nei campi nomadi, ci vengono a trovare delle realtà che sono ben diverse da quelle che noi ci possiamo immaginare. Qui si parla di un campo nomadi visitato dal fisco, che credeva che le persone che lo abitavano fossero tutte nulla tenenti, come normalmente noi pensiamo un rom o un nomade sia nulla tenente. Però non è così. Certamente nelle loro dichiarazioni dei redditi, se facevano la dichiarazione dei redditi, questo non lo so, nel migliore dei casi non mettevano le loro ricchezze, e quindi
vivevano con pochi centesimi all'anno, con pochi euro all'anno, ma la realtà è ben diversa, perché il fisco ha ritrovato di proprietà di questi nomadi conti correnti, automobili di grossa cilindrata, ammettere case, terreni, anche roulotte e camper fantastici, calcolando che il camper più misero non viene meno di 50.000 euro, e persino un bar nel centro di Bologna. Quindi le guardie di finanza hanno sequestrato 18 persone, tutte italiane, tutte con molte condanne alle spalle, una ricchezza che abbiamo detto prima è di circa 1 milione di euro. Qui ci sarebbero da aprire molte parentesi, tonde quadre graffe, come si imparava a scuola. Si pensa ad un razzismo, che gli italiani siano razzisti, che gli italiani diano addosso a chi non è italiano. Questi erano italiani, a dire la verità, nomadi italiani, però permettetemi di dirlo, una punta di realtà esiste. Viviamo in una situazione estremamente rischiosa per il nostro futuro, ma non solo per il nostro futuro, per il futuro dei nostri figli, ed è sempre più difficile andare avanti, e siamo spremuti fino all'osso dal fisco. Non ci possiamo permettere, anche chi è nel commercio, di allargarsi, di creare situazioni appetibili per i compratori. Sta di fatto che se uno mette uno stuino con la pubblicità all'entrata del proprio negozio, deve pagare anche per quello una tassa. Siamo oberati di tasse, ne inventano tutti i giorni, e tutte queste tasse logicamente devono essere dichiarate, e vengono a decurtare sempre in maniera più grave il nostro reddito. Calcoliamo che un professionista qualsiasi, quindi un professionista che abbia fatto l'università, che abbia un'attività legale e dichiarata e iscritti in un registro, lavora tutto l'anno per dare il 65% del proprio guadagno allo Stato. Cioè, ci stiamo inventando, cioè lo Stato si sta inventando mille artifici, e ogni giorno ne inventa uno nuovo per, diciamo la parola, derubarci del nostro futuro. Quando furono allontanati dal paradiso terrestre, stasera c'ho la lingua che si lega, ci fu detto che dovevamo vivere col proprio sudore. Mi sembra invece che la realtà sia ben diversa. Molta gente vive con il nostro, non con il futuro. Ritornando al discorso di questo campo nomadi, ci troviamo gente che non ha mai fatto dichiarazione dei redditi, gente che ha dichiarato proprio il minimo a livello di misera sussistenza, e poi ha possedimenti, addirittura gestisce attività commerciali alla luce del sole tranquillamente. Cos'è successo in questo caso? Che delle 18 persone di Bologna che abitavano
non solo in un campo, in diversi campi che sono sparsi un po' nella città e in provincia, e che avevano, fra le altre cose, non solo derubato lo Stato, ma avevano fedine sporche da furti, rapine, borseggi e professioni in debito e tutto. Quindi il fisco ha scoperto anche queste cose, queste attività illegali che in effetti dovevano essere controllate dalla Polizia di Stato. E molti usavano anche il vecchio sistema di non denunciare la morte di un parente prossimo per intascare la pensione, ma questo fa un po' sorridere, è un escamotage di vecchia data, però se lo mettiamo tutto nel calderone fa sempre numero e fa sempre soldi. Caro Rosario, a te la palla per un commento approfondito sulla notizia. Ma guarda, commenti approfonditi ne faccio sempre, non riesco a farne proprio con queste notizie, perché mi lasciano, se io forse sarò stupido, non lo so, ma rimango sempre basito davanti a informazioni o cose del genere, perché rimango così e dico, ma è possibile che ancora oggi, no? Giusto. Dove per questo... tu non puoi neanche respirare, che ti controllano quando, quant'aria hai emesso o ti sei riempito i polmoni, e c'è gente che la fa franca tranquillamente, senza neanche porsi il problema. È questo che evita i nervi. Perché se ci fosse una legge pari per tutti, forse il rammarico sarebbe minore, perché d'altronde tu sbagli, sei condannato, l'altro sbaglia, condannato, e si crea, diciamo, un modus operandi uguale, come c'è scritto in tribunale, la legge uguale per tutti, cosa che in Italia è un sogno fantascientifico, non può essere altrimenti. E questa gente che la fa franca, o comunque se non ne fa franca ci sguazza, come diciamo noi, tranquillamente dentro, è veramente una cosa che ti opprime e ti viene da dire perché non lo faccio anch'io. Perché anche, credo che anche l'uomo onesto, il più onesto di tutti, dopo una vita che ha vissuto onestamente e legge tutti i giorni di queste notizie, forse qualche pensierino di notte, mentre accucciato nella sua branda, lo può fare. Certamente. Alfredo. Purtroppo è così. Questa è una serata abbastanza muscia col tipo di informazione che ci stai dando. No, adesso Alfredo, poi ve ne do una più allegra, però simpatica, è sempre una truffa, però è una truffa simpatica, perché nel truffare ci hanno messo l'ingegno, e quando la truffa è fatta con ingegno vale mezza truffa per me, perché ha fatto fatica a realizzarla, ci ha messo del suo. Questa notizia arriva proprio da casa mia, Casalecchio di Reno, la bella cittadina sul Reno, non quello germanico, il Reno di casa nostra, quello che va a finire nel Po, a 7-8 chilometri da Bologna, io abito proprio qua, e la notizia è carina, dai, lasciamo stare. Casalecchio, falso prete di colore, impartisce le benedizioni pasquali e si casca l'offerta.
finiamo con questa allora, Alfredo. Questa sera è una puntata corta, però finiamo con questa notizia, perché finiamo col sorriso. Capo. Cosa dici? Quello sei tu il capo, io vi dico. A Casalecchio di Reno è saltato fuori. Ha innanzitutto una cosa divertente, che quando sono arrivato qui ad abitare sette anni fa, mi sembrava molto strana. Il giorno dopo la Befana, quindi diciamo il 7, sì, 8, 9, 10 di gennaio, già attaccate alle porte, attaccate ai cancelli dei condomini, c'era il cartello, o il cartello della parrocchia, che diceva che erano iniziate le benedizioni. Oddio, normalmente le benedizioni si fanno un po' prima di Pasqua, ma qua si mettono avanti col lavoro, così si va più tranquilli. E Casalecchio non è un grande paese. Comunque questo caso interessantissimo, che credo comunque non sia molto originale, certamente in altre zone può succedere, e si può allineare, e qui purtroppo non c'è da scherzare perché è molto triste, con tutti quei falsi operatori dell'era, il finto poliziotto, il finto detto dell'Enel e anche il falso assistente domiciliare, questo forse il più pericoloso, che con la scusa di un tesserino falso o di belle parole entrano dove ci sono delle persone anziane e le derubano. Addirittura l'altro giorno leggevo che sono entrati in casa di un'anziana signora e gli hanno portato via 700.000 euro. Cioè, questa anziana signora aveva in casa soldi contanti per 700.000 euro. Qui devo fare un appunto ai suoi parenti, perché in un'anziana signora che certamente sarà attiva eccetera, però non ha più la lucidità di gestire le proprie cose, non gli si permette di avere tanti contanti in casa. Invece qui sembra che sia successo. Quindi a tutta questa lista mancava proprio tra gli imbroglioni il finto sacerdote. La notizia è stata data da uno dei parrocchiani, cioè lui era vestito in abito talare con la scapola quella fascia intorno al collo, vestiva un giaccone nero, era un nero, e comunque qua a Bologna ci sono molti sacerdoti di colore, specialmente negli scambi con le missioni, e cominciava a visitare in maniera molto corretta le case, e recitava le preghiere, aveva l'acqua benedetta per benedire le stanze e tutto era, diciamo, perfettamente regolare. Poi intascava l'obolo che normalmente si dà al sacerdote quando viene a visitare le case per la benedizione pasquale, solo che invece di finire nelle casse della chiesa rimanevano nelle proprie tasche. Il Don Duilio Ferini, che è il vero parroco della chiesa Cristo Risorto qua di Casalecchio, l'ha saputo per caso da alcune sue parrocchiane, e domenica scorsa dal pulpito nell'orazione domenicale ha messo in noi, purtroppo in ritardo, ha messo in allarme i propri parrocchiani.
le vecchiette se ne sono accorte di questo, fa un po' sorridere la cosa, se ne sono accorte che questo parroco, questo finto parroco, era un imbroglione, non dico neanche un truffatore, era un imbroglione, diamogli un tono minore, perché alla fine della visita in casa non rilasciava come tutti il santino, l'immaginetta sacra di qualche santo. E quello lì nelle vecchiette, nelle bigotte, ha lasciato un po', ha innescato un po' il dubbio che questo non era un prete vero. E poi ci sono stati altri parrocchiani che, conoscendo bene il vero prete di Cristo risorto, hanno riconosciuto immediatamente la truffa e hanno allontanato il finto prete da casa. Questa è una notizia un po' triste, certamente, questo non lo metto in dubbio. Però che fa pensare che ancora oggi, insomma, si riescono a fare questo tipo di truffe con tutta l'informazione che viene data costantemente, insomma. Ma guarda che a livello di truffe dell'ente delle acque, dell'ente del gas, degli assistenti sociali, quello è un campo molto battuto, perché normalmente quei truffatori lì conoscono perfettamente la distribuzione delle case e degli appartamenti che vanno a visitare e quindi sanno benissimo chi abita nel tale appartamento oltre all'altro, se ci sono delle persone anziane sole, se ci sono o sono invece in compagnia dei propri figli o di altri parenti. Quindi la truffa è estremamente facile per loro, perché spesso anche poi li tramortiscono con quelle bombolette spray con l'etere e possono svuotarti la casa in maniera estremamente veloce. A volte è difficile, capisco, capire se sono false o vere. Certamente uno dovrebbe aprire con la catena, farsi dare un tesserino. Innanzitutto, tutte queste persone dell'era del gas, gli assistenti sociali e quant'altro, quelli dell'Enel anche quelli dell'Enel o gli assistenti, io dicevamo, domiciliari, non possono prendere soldi. Quindi già se ti chiedono soldi, sai, nasi già che è in atto una truffa. Bisognerebbe farsi dare il tesserino, telefonare alla società che avrebbe dovuto mandare queste persone, controllare la loro veridicità. Logicamente, se un adulto coscienzioso lo fa, ma una persona anziana purtroppo è tendenzialmente portata a fidarsi delle persone, e a quel punto lì scatta la vera truffa. Io non so, a me non è mai capitato qua. Al massimo vengono a suonare i testimoni di Geova. Quindi, però, capisco che il pericolo è sempre dietro l'angolo, non c'è niente da fare. Certamente. Comunque, ancora oggi è una notizia triste, insomma, che vogliamo dire. Si può dire ben poco per questo. Purtroppo i mulini a vento sono sempre tristi, magari ci fossero dei mulini. Qualche volta faremo una puntata con notizie più allegre, dai. Poi troviamo, però non saranno più mulini a vento,
Vabbè, sulla contentezza, ma giusto per uscire fuori dal seminato. magari, solo che come diciamo, come vediamo giorno per giorno, siamo pieni di tristezza. Va bene. Speriamo che il mondo migliori e ci sia un po' più di serenità e un po' più di fiducia uno con l'altro, che sarebbe molto importante. Sono le 22:50. Terminiamo qui per questa puntata. Certamente. Caro Alfredo, rinnoviamo l'invito. Io vi lascio, cari amici, un'altra notizia triste che mi ha molto toccato, ma questa non la commentiamo, la diciamo solo così. È morto il creatore dei Simpson, il fantastico cartone animato degli omini gialli, che fra le altre cose si chiamava Simpson anche lui. È morto purtroppo di cancro al colon a 59 anni. Dispiace. Un'altra notizia che invece è girata oggi su internet è che è morta la signora Fletcher, l'Angela Lansbury, quella che per più di 12 anni ha interpretato la signora Fletcher nella Signora in Giallo, quel telefilm che andanno di solito dalle 13 alle 14 su Rai 4 però questa volta è una bufala, non è assolutamente vero. Cari amici, quest'altra settimana vi parlerò invece di una truffa delle automobili. L'RC Auto, che adesso le case automobilistiche vogliono regalare per un anno gratuitamente ai propri compratori, è una bufala pericolosa, quasi come la truffa del finto prete, ma anzi molto più pericolosa. A te, caro Rosario. Bene, allora non ci resta altro con queste notizie di salutare tutti gli amici che ci hanno ascoltato. Diamo appuntamento alla prossima settimana, martedì prossimo, sempre alle ore 22 su Suicide Web Network. E quindi, se c'è qualche amico, ripeto, che volesse chiamarci in diretta, lo può fare telefonandoci allo 0422 1626 622. Scriveteci se volete a info@sites.com, se volete che trattiamo qualche argomento che a voi sta a cuore, e noi cercheremo di accontentarvi. Un caro saluto a tutti quanti. Alfredo, vuoi dare i saluti? Io vi saluto, vi invito per quest'altra trasmissione del martedì prossimo con altri argomenti, speriamo, come dice Rosario, un po' più allegri. Benissimo, un caro saluto a tutti e via con la sigla finale. Where'd you be if you had given to protection?